A tutti voi, e in particolare a Giuseppe Croci, Marisa Nicchi, al sindaco Samuele Bertinelli, col quale si è stabilito un rapporto di grande collaborazione e di amicizia, a Mauro Romanelli, Antonio Sighi, che è qui con me a rappresentare il Comune. Bene, la giornata di oggi è una giornata che ha un significato simbolico altissimo. Per le ragioni che potete intuire, io chiedo a ognuno di voi, a chi passa da questa stazione, a chi non entra in questa stazione, se si andasse da Lucca a Firenze in un'ora, chi prenderebbe più l'auto per andare a Firenze? E se si potesse da Lucca, da Firenze a Viareggio andare in un'ora e dieci, chi la domenica prenderebbe l'auto per andare al mare ora d'estate, trovando a Viareggio il sistema per spostarsi e raggiungere la spiaggia che è lì davanti a 500 metri alla stazione? Quindi i motivi di questa giornata insieme, di questo momento insieme, li capite bene da voi, è per fare la giusta pressione, quella pressione civile che stiamo portando avanti e abbiamo trovato nel sindaco di Pistoia e anche negli altri sindaci comunque, referenti importanti, per poter esercitare l'utile pressione per arrivare a conclusione di un problema che ha 35 anni, che ha 40 anni. Perché già 40 anni fa, quando ero vicino io, quando avevo 18 anni io, si conosceva il problema, la dimensione del problema era nota, era conosciuta. Quindi ora siamo un po' alla resa dei conti, due soldi ci sono. Se saremo determinati, se tutti insieme ci metteremo a fare in maniera che si possa arrivare alla realizzazione, forse in qualche tempo ce la faremo a vedere realizzato quello che sta diventando un po' un'idea, un po' un sogno. Tra l'altro noi qui, penso si possa dire, se riusciremo presto, perché vogliamo farlo presto, a fare lo scambio bomba rotaia con il terminal che sarà qui collocato qui vicino, e qui arriveranno tutti i bus delle linee urbane e delle linee extraurbane, e qui partiranno i treni, beh, anche questo sarà un qualcosa che si realizza dopo tantissimi anni. Speriamo di farci. Intanto ringrazio Serre che ha organizzato questa iniziativa importante e restituisco la parola a Marisa, a Samuele.